L'infermiere è un lavoratore in ambito sanitario di seconda categoria. Questo non è il mio pensiero, ovviamente, nel senso, ma è un pensiero purtroppo molto condiviso esclusivamente da persone che non vivono nell'ambiente sanitario e che non hanno avuto, per fortuna loro, delle serie esperienze di ospedalizzazione. Ti faccio un esempio. Recentemente mio papà ha avuto un incidente, è andata tutto bene, però ha messo le mani sotto la falciatrice. Risultato amputazione di un pezzetto della terza falange del terzo raggio e un pomeriggio in pronto soccorso. Gli hanno fatto un piccolo interventino di chirurgia plastica, è andato avanti con la terapia antibiotica e con le medicazioni e tra poco la situazione sarà risolta. Niente, ha un dito leggermente più piccolo dell'altro. Poteva andare molto peggio. Però di quel pomeriggio passato in pronto soccorso mi è rimasta impressa una situazione in cui sono incappato. Allora, io ero non nella sala d'attesa, ero proprio dentro il pronto soccorso, non sapevo neanche se potevo essere lì, ma nessuno mi ha detto niente, ero con mio papà. Ho assistito a una scena di una signora molto inalberata, ce l'aveva con due infermieri, perché ce l'aveva con gli infermieri, facile a dirsi, perché gli infermieri sono lì. Una delle frasi dette da questa persona arrabbiata, che posso benissimo immaginare perché i tempi di attesa del pronto soccorso sono bestiali, soprattutto se non hai delle emergenze serie, finisci in fondo alla lista e non potrebbe funzionare in altro modo, a meno che non ci siano più infermieri, più medici, più spazio, locali più grandi, quindi più soldi in sostanza. Ecco, una delle cose che questa signora arrabbiata ha detto agli infermieri prima che loro chiamassero la sicurezza, perché ci stava andando giù abbastanza pesante, è stata: "Ma tanto voi siete solo degli infermieri". Io non sono molto appassionato degli slogan che fabbrica l'OPI, ovvero l'ordine delle professioni infermieristiche, perché tendono ad essere molto tipo giovani. Però ce n'è uno del passato che mi è rimasto impresso e mi piace perché a pensarci è vero. Lo slogan è: senza infermieri non esiste la sanità, o qualcosa del genere. E se ci penso, se sottraessi la figura dell'infermiere da tutte le esperienze di tirocinio che ho avuto, beh, niente funzionerebbe. Anche nella situazione lavorativa in cui mi ritrovo ora, togli l'infermiere? Cosa fai? Soprattutto nella situazione lavorativa in cui mi ritrovo ora, togli gli operatori? Non fai niente. 80 pazienti in carico, puoi immaginarti anche tu. Ma allora mi domando, come mai una figura così importante, così fondamentale come l'infermiere, perché l'infermiere quindi è uno dei principali promotori che manda avanti la sanità, nel senso l'assistenza sanitaria, come mai una figura così importante e poi anche così poco conosciuta e così poco forse apprezzata? Vediamo cosa ne pensa la gente. Però non voglio andare per le strade a intervistare le persone perché credo l'abbia già fatto Nurse 24 e poi sono estremamente timido. Per cui lo chiedo a Marina. Io mi chiamo Marina. Marina ha 12 anni Tra 2 mesi ne faccio 13. e vuole fare il chirurgo. Alcuni di noi si domandano qual è la differenza tra medici e infermieri. Vediamo quanto sa e cosa ne pensa di infermieristica. I will take a little trip over yonder. Ciao, io sono Ciuffo, su questo canale pubblico trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. Quando sono dovuta essere operata per piede piatto, c'erano un sacco di medici e "vieni qua all'ospedale alle 9". Cioè, raga, per l'ansia mi sono svegliata alle 6. Indovinate quando mi hanno fatto l'operazione? Alle 5 di pomeriggio. Io sono stata lì tutto il giorno. Comunque sì, ho avuto esperienza con medici e infermieri. Sono stati simpaticissimi, bravissimi, educatissimi ovviamente. Quando è toccato il mio turno mi hanno portato giù in sala, non mi hanno fatto subito l'anestesia. Sapete che di solito dietro il lettino ci sono i monitor, quelli per il cuore? C'era il mio cuore che tipo stava uscendo dal petto per l'ansia, perché contate che era la mia prima operazione, quindi non sapevo cosa succedeva. Mi hanno portato in sala operatoria e un'infermiera mi fa: "Adesso ti facciamo l'anestesia", e prima di addormentarmi un medico mi fa: "Se non sai cosa sognare, sogna me". Tipo lì tutti gli infermieri e medici ci siamo messi a ridere, anch'io, perché erano strasimpatici. A me della sala operatoria sinceramente piace tutto, ma veramente tutto. Però quello che ho visto in quell'istante è stata questa luce che mi piombava addosso, spenta era. Anche per questo video ho preparato un bonus, si trova in fondo. Iniziamo.
Secondo me gli infermieri sono l'operatore sanitario che si occupa di assistenza infermieristica, aggiorna le cartelle cliniche dei pazienti e poi fa tantissime altre cose che adesso non mi vengono in mente. Invece secondo me i medici o il medico sono quelli che trattano varie malattie fino a migliorare la salute del paziente. Poi so che esistono due tipi di medici, cioè quelli che sono specializzati in qualcosa e quelli generici, cioè quelli che fanno un po' tutti. Se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su e se non l'hai già fatto, clicca anche sul pulsante iscriviti e sulla campanella per non rischiare di perderti il prossimo video. E puoi iscrivermi su Instagram e su Facebook e su Twitter e anche via mail, sì. Trovi il link in descrizione. Chi è che è appassionato come me di chirurgia o di medicina, alla sera vi consiglio di vedere Grey's Anatomy, che è questo programma di medicina, di medicina, di chirurgia, che fa vedere un sacco di operazioni e non fa impressione, cioè perlomeno a me non mi fa impressione, che non è mica che schifo il sangue, non lo voglio vedere. Per me vedere sangue, operazioni, cuore, polmoni, tutte quelle robe non mi fa impressione, anzi mi piace vederle. Eccoci arrivati al momento del bonus. Se dai un'occhiata in descrizione, come spesso ti suggerisco di fare, ti ho messo il link all'intervista integrale di Marina, che si trova però sul suo canale. Allora io ti consiglio di fare questo. Clicca sul video, guardalo e se ti piace iscriviti al suo canale. Secondo me merita. Dopodiché qui a sinistra ti ho messo un video per continuare a guardare, anzi potrei dirlo con un accento. Qui a sinistra ti ho messo un video per continuare a guardare e sotto c'è il link ai miei libri su infermieristica. E io sono Sciuffo, un saluto, ciao. Forse questo accento è un po' tantino offensivo. Spero che questo accento non fosse offensivo. Ciao.